Centinaia di persone si sono riunite a Capo Chino nella chiesa di San Filippo Neri a Bovisasca per dare l'ultimo saluto alla 18enne pallavolista Giulia Ituma, tragicamente trovata morta in Turchia, fuori dall'hotel di Istanbul dove alloggiava con la sua squadra. Il parroco Don Ivan Bellini dice: «Non vergognatevi di avere paura del buio. Dobbiamo parlare della paura per poterla mandare via. La paura è nell'oscurità, ma quando viene messa alla luce, la verità si rivela. Esattamente un anno fa ero in piazza San Pietro a Roma per un incontro tra il Papa e gli adolescenti. Il Santo Padre lo disse, riferendosi alla pandemia che ci stiamo lasciando alle spalle. Ha detto che la vita a volte ci fa sentire soli e toccati dalla fragilità. Ma meritiamo di essere amati così come siamo, prima di ogni merito». Canale YouTube Fabio Pecce.